A 90 anni, allettata, con ridotte capacità di movimento e affetta da numerose patologie, è costretta ad essere caricata in ambulanza per essere trasportata presso la Commissione Invalidi a Foggia per essere sottoposta a visita di controllo per la domanda di accompagnamento presentata dai congiunti. È la triste storia denunciata da una donna e che ha visto protagonista nei giorni scorsi l'anziana madre. La donna, stando alla sua ricostruzione, dopo essersi rivolta a patronato, avrebbe anche provato a chiedere l'intervento a domicilio della Commissione in modo da evitare all'anziana madre il disagio del trasporto. Ci siamo presentati tenendo conto che io ho fatto una fila già dalle ore 13:10 per avere il primo numero, perché l'ambulanza sarebbe arrivata intorno alle 14:30. Quindi per garantirmi il primo numero ho fatto questa fila, però non mi è pesato, l'ho fatto per mia mamma. Quello che denuncio è il fatto che quando è arrivata l'ambulanza, quindi hanno visto tutti la situazione gravissima in cui si trovava, il medico non è neanche uscito a vedere, a verificare, quindi siamo dovuti entrare noi, mamma in barella è stata trasportata. Nel momento in cui mi sono rivolta al medico, gentilmente ho detto: guardi dottore, guardi in che situazione si trova mia mamma, lui mi ha risposto con nonchalance, anche un senso proprio di disinteresse, di mancanza di attenzione, di umanità, non so come definire questo atteggiamento. Dice: vabbè, a me bastavano le carte. La donna ha deciso e voluto rendere pubblica la disavventura non solo per quanto accaduto all'anziana madre, soprattutto per evitare che disagi e disguidi simili accadano anche a qualche altra persona anziana e malata. Io sono qui per denunciare non un caso personale che riguarda mia mamma. Io ci tengo a dire che ogni cittadino ha diritto ad essere riconosciuto in quelli che sono i bisogni di cui è portatore. Che come associazioni noi ci dobbiamo muovere sul territorio e dobbiamo denunciare le cose che non vanno. Se vogliamo cambiare questa città, cominciamo da noi, cominciamo a dire le cose che non vanno, e questo è purtroppo uno dei problemi che dobbiamo segnalare.